a Cuccioli e Campioni. Questa sera eh, giochiamo in difesa e lo facciamo con l'Accademia dei Portieri del Pescara. Eccoli qui, questi meravigliosi ragazzi che eh, sono qui. Ragazzi, fatemi un applauso. Che animeranno questa puntata, ci racconteranno il loro lavoro, i loro sogni per un futuro tra i pali. Bruno Nobili, ciao, ben ritrovato, il nostro ciao, coach. Buonasera. buonasera. Eh, Bruno, il portiere è un ruolo eh, diverso dal resto eh, della squadra, perché? Beh, diverso perché ha altre, altre, tutte altre funzioni, intanto usa le mani invece che i piedi e quindi già queste mi fa piacere che c'è un'accademia dei portieri e c'è un lavoro specifico che loro fanno. Perché ai tempi miei in porta ci mettevamo quelli più scarsi, <ride> invece adesso i ragazzi sono bravi e per cui possono perfezionare la, la loro professione. E continuiamo le nostre presentazioni. C'è Gabriele Aldegani, che è il preparatore dei portieri dell'Accademia. Benvenuto. Buonasera. e abbiamo il portiere della prima squadra Paolo eh, Baiocco che è eh, vice portiere poi arriveranno anche gli altri però perché questa è una grande puntata dedicata proprio agli estremi difensori buonasera grazie per essere a Cuccioli buonasera. e Campioni e poi abbiamo un'altra eh, figura chiave nell'Accademia dei Portieri che è quella di Alessandro Pompei che è il vice coordinatore buonasera, Benvenuto. buonasera a tutti e poi abbiamo un portiere storico eh, nel panorama, non solo abruzzese, ma nazionale, che ha fatto parte della Peschiera Calcio ed ora è il preparatore dei portieri di Renato Curi. Eh, Paolo Bordoni, buonasera. Buonasera a tutti. E naturalmente ci siete tutti voi che noi ringraziamo per essere sempre eh, numerosi a seguire eh, Cuccioli e Campioni, questa trasmissione in collaborazione con eh, la Pescara Calcio che ha una pag pagina Facebook Cuccioli e Campioni che eh, potrete eh, trovare facilmente con la e-commerciale e naturalmente aspettiamo eh, i vostri eh, like. Eh, allora cominciamo da eh, Gabriele Aldegani che ricordiamo è stato per tre anni nella prima squadra del Pescara, come eh, sei diventato il preparatore dei portieri eh, dell'Accademia eh, dei Portieri? Scusate la ripetizione, ma è eh sì, necessario. Allora, eh, sono arrivato qua quattro anni fa, e prendendo il posto come terzo portiere, eh, sono stato affiancato ad Areste e Fiorillo, ho incominciato beh, un percorso, perché poi il ruolo al terzo portiere è un percorso che deve aiutare... I, i portieri più giovani e cercare magari di trasmettere qualche segreto che l'esperienza eh, ti ha dato. Dopodiché quest'anno è finita diciamo, la, l'attività calcistica da, da professionista, il Presidente mi ha proposto di, di prendere parte all'entourage dei preparatori dei portieri della Pescara Calcio e è sempre stato un mio sogno e così ho iniziato. Paolo Baleocco è l'ultimo arrivato tra i portieri in casa Pescara in poche settimane. Che idea ti sei fatto di questa realtà? Beh, una realtà diciamo molto importante perché sei in Serie B, eh, un ambiente sano dove poter crescere liberamente. Eh, sentiamo eh, il vice coordinatore eh, Pompai Alessandro Pompai. Come nasce l'Accademia dei Portieri? Nasce ormai da quattro anni, da un, questo è il quarto anno di attività, infatti, da un'idea dell'ex preparatore della prima squadra Max Marini insieme al coordinatore attuale dell'Accademia Nino Galli che per motivi personali non ha potuto oggi presenziare. Nasce con l'intento quindi di dare un supporto importante a tutti qualitativo a tutti quei ragazzi che condividono come noi che siamo qui questa passione per il ruolo per cercare di potergli dare tutti i mezzi e le strutture necessarie che magari non tutte le società dilettantistiche riescono a avere come invece chiaramente la pescara calcio, fortunatamente, quindi cercare di dare le professionalità e le competenze dei preparatori dei, del, del, del Pescara, appunto poterle mettere a disposizione dei, dei nostri ragazzi per seguirli in un percorso di crescita che speriamo. Possa portarli il più lontano possibile. Paolo Bordoni, eh, cominciare una preparazione specifica da portieri sin da bambini è una necessità? Sicuramente è una, una necessità, l'importante è capire che sono sempre diciamo, ragazzini che si avvicinano al ruolo in modo abbastanza timoroso. Però avere delle, dei preparatori che gli fanno capire le cose più importanti del ruolo è fondamentale, specialmente la loro età, perché le prime nozioni sono quelle più importanti, secondo me. E Gabriele Legari raccontiamo le loro storie. Vengono da realtà diverse, hanno età diverse questi ragazzi? Sono, sono più ragazzi di, di varietà e infatti, quando parte la seduta d'allenamento, vengono divisi appunto per fasce e ogni fascia è, viene data a un, un preparatore dei portieri, che in base all'età e alle conoscenze già acquisite, e vengono, vengono dati in maniera mirata e non casuale, appunto per, perché il processo di crescita sia lento ma sempre più insomma, consolidato. Prima Baiocco annuiva quando si parlava di preparazione specifica. È necessaria perché eh, è un'evoluzione questa del calcio degli ultimi anni? Sì, è un'evoluzione perché diciamo, eh, ai primi tempi non era molto coltivata questa passione per il portiere. Per fortuna eh, ai tempi nostri si è sviluppata e, e tramite questi ragazzi, diciamo, dai... Eh, possono coltivare questa passione ancora di più e innamorarsi di questo ruolo. Bruno? Beh, come ti dicevo prima, prima non c'era questo, questo servizio a favore dei portieri, i portieri erano spesso lasciati da una parte e, e, e venivano chiamati a, con gli altri solo nei momenti in cui si aveva bisogno, eh, per cui non c'era una preparazione specifica e attenta come è adesso e come è importante che sia perché il ruolo del portiere è importantissimo, per cui eh, è giusto che ci sia un qualcuno che si dedichi esclusivamente a loro. Alessandro Pompei, eh, questi ragazzi seguono i percorsi nelle rispettive squadre, quindi un impegno in più che voi eh, richiedete per eh, frequentare l'Accademia dei Portieri. Sì, assolutamente, un impegno in più per i ragazzi, perché si tratta di sostenere ovviamente una seduta aggiuntiva a quelle che loro già generalmente svolgono con le rispettive società di appartenenza. E ci rendiamo conto che forse più per i genitori, magari può essere un peso logisticamente dover accompagnare i, i loro figli a, al campo per la seduta settimanale d'allenamento. Però eh, io credo. Perché poi il nostro intento è quello comunque di cercare di trasmettere eh, delle competenze, ma sempre attraverso un processo di apprendimento che sia divertente. Quindi è importante soprattutto per noi che i ragazzi possano apprendere divertendosi ed è quello che, che credo stiamo, stiamo riuscendo a fare con successo nel, in questi anni. Portiere, poi. È di suo è già abbastanza eccentrico e molto particolare come personaggio per cui io vedo i ragazzi che vengono col sorriso a fare allenamento per cui non, non credo che per loro sia un peso, anzi sicuramente è un, un divertimento riuscire a, a, a stare una giornata in più sul campo rispetto a quelle che già trascorrono con le loro rispettive squadre. Bruno, nelle puntate precedenti abbiamo visto ragazzi che da attaccanti diventano portieri, da difensori. Eh cambiano il ruolo? Eh sì, no, loro non lo cambiano. No. Quindi c'è già una certezza? Penso di no, sì, almeno anche se poi dopo con gli anni magari qualche portiere si trasforma in centravanti, <ride> però succede un po' più di rado. Ecco. Paolo Bordoni si è trasformato da un ruolo diverso a portiere o è nato proprio portiere? Ma io sono nato, diciamo, portiere portiere sono nato e ho finito portiere. Nell'Atalanta tu hai iniziato. Io sì ho cominciato proprio a Sondrio, non diciamo quanti anni fa, e come prima si parlava di insegnamenti, ho vissuto sulla mia pelle tutti i cambiamenti del ruolo del portiere, da quando si poteva mettere la palla a terra, riprenderla, quando non si poteva più prendere, si doveva giocare con i piedi e con tutto, Alde ne sa qualcosa, perciò penso che... Il portiere ha qualcosa di nato dentro di lui è il, il ruolo secondo me più bello che c'è, perché è il ruolo dove sicuramente passi dal, dall'esaltazione massimale alla depressione massimale sicuramente, però chi non ha fatto il portiere non può capire cosa vuol dire fare il portiere. E questo penso che sia la cosa più bella da inculcare a questi ragazzi, perché già chi vuole fare il portiere. Sa che deve andare incontro a tantissime situazioni dove non sarà facile gestire, però dopo si renderà conto che è il più bel ruolo che c'è secondo me nel calcio, almeno per me che ho fatto il portiere, poi sicuramente per i centravanti sarà il centravanti, per il difensore-difensore, difensore. perché penso che nel, nel calcio ci sia il centravanti che fa gol e il portiere che non li fa fare. È una lotta tra loro due, poi gli altri faranno gol anche gli altri. Però l'esaltazione massimale per un portiere come si vede anche quando si guarda la televisione, parlare un rigore per il portiere è come fare gol, ecco diciamo. E portare questi ragazzi a fargli amare il ruolo in modo, come diceva Pompei, in modo anche ludico, è molto molto importante. Ragazzi, quanto vi piace il vostro ruolo? Tanto, tanto e andiamo a vedere come lavorano al poggio degli ulivi i ragazzi dell'Accademia eh, del, dei Portieri eh, insieme a Francesco Paolo Salviani tra un quarto d'ora più o meno iniziamo facciamo l'afferro, ci diamo una contata poi ci dividiamo per gruppi e iniziamo a fare allenamento oh, potete ridere, sorridere L'Accademia è nata quattro anni fa da un'idea mia e di Max Marini, è nata con l'intento di sviluppare un modo di lavorare diciamo, che poteva essere portato in Abruzzo. L'idea è quella di dare un contributo ai ragazzi tecnico, tattico, educativo soprattutto, fatto da noi professionisti e Pescara Calcio prova gratuita nel caso il ragazzo volesse provare nel caso fosse così giovane che magari non è convinto dopodiché basta effettuare un'iscrizione un noi ci alleniamo tutti lunedì dalle ore 17 alle ore 19 e qui appoggi gli ulivi. bene caratteristiche di un calcio moderno sicuramente adesso il lato podalico è fondamentale in quanto è un aspetto che che viene curato molto. L'aspetto fisico per alti livelli è fondamentale, però noi riteniamo che l'aspetto tecnico sia fondamentale. L'Accademia del Portiere è una bella realtà perché ci siamo accorti che abbiamo tanti ragazzi che vengono da 4 anni che partecipano agli stage estivi. Essendo una seduta di allenamento esclusivamente per portieri non essendoci concorrenza, quindi i ragazzi hanno legato molto, vediamo che i gruppi di lavoro che sono divisi per fasce età, essendo sempre gli stessi, i ragazzi diciamo che si aiutano anche eh, tra di loro nel capire le indicazioni di noi preparatori. Alessandro, questo era Nino Galli, che è il capo di tutto, è lui che ha avuto eh, questa idea dell'Accademia del Portiere? Sì, come diceva anche Nino nell'intervista, il progetto nasce appunto da un'idea di, di Nino, che attualmente è attualmente il coordinatore dell'Accademia, insieme a Max Marini, che all'epoca era il preparatore dei portieri della prima squadra. Da allora eh, anche Gabriele già era giocatore all'epoca, però... Già da, dal primo anno ci ha subito eh, dato massima disponibilità come, come preparatore nonostante fosse ancora in attività e questo per noi è stato un elemento molto importante. Di lì siamo cresciuti anno dopo anno con entusiasmo, con eh, programmazione ma soprattutto grazie alla fiducia che ogni settimana... Da quattro anni ormai i ragazzi e le rispettive famiglie li, ci, ci garantiscono ed è importante per noi vedere in, in loro un, uh, un senso di, di, di appagamento, di, di, di realizzazione, eh, ma soprattutto di felicità quando li, li vediamo al campo eh, per la seduta settimanale. Quindi questo è quello che ci spinge diciamo, ad andare oltre e cercare di crescere sempre di più. L'aspetto podalico è fondamentale per un eh, portiere, sentivamo nel servizio eh, Paolo. Paolo Baiocco. Beh, ad oggi sì, è molto importante perché diciamo, è il fulcro base della difesa, diventa quando attuano questi moduli un po' particolari con le difese alte, perciò eh, l'aspetto podalico diventa molto fondamentale. Eh, fin da ragazzini è giusto allenarlo. Sono divisi per fasce di età, eh, Gabriele, al di là di quelli che possono essere i meriti che già emergono, il talento, si va risorgorosamente per età. Sì, si va per età anche per una questione di carichi di lavoro, perché la cosa più importante è noi quando loro vengono al campo è tutelarli. E, è una componente anche quella lì, de, del fisico. È normale che un bambino che. è... Che a otto anni non può fare stesso lavoro di quello di 12 o di quello di 15. Allora, la nostra, la nostra premura è avere sempre la massima attenzione in ogni aspetto dei ragazzi. Mm -hmm. Ma poi diventano veramente portieri tutti quanti o c'è una percentuale di ragazzi che cambia ruolo? Beh, eh, allora, mh, poi il, il tempo dirà se diventeranno portieri, se avranno quella capacità come diceva anche Paolo, a volte di, di soffrire e di, insomma, di, di riuscire anche a, a reggere i colpi che subisci, perché è un ruolo particolare, ci saranno poi dei momenti, come diceva Paolo, di depressione e lì esce anche quella componente del carattere che deve essere alla base di un portiere. E Bruno, a che età eh, riesci a carpire le, le caratteristiche, il talento di un portiere? Ma io penso non è che si, carpiscono le, si carpisce il talento del portiere, intanto devi trovare quelli che vogliono fare il portiere, che adesso forse è un po' più facile, ma una volta era molto più difficile. E per cui quando qualcuno ha questa passione per questo ruolo, dopo scopri il talento che può avere. Ma io vorrei aggiungere che eh, chi fa il portiere anche... Da ragazzino, così eccetera, deve avere una struttura morale diversa dagli altri perché il portiere è il più facilmente criticabile e quello eh, di cui tutti si ricordano se commette un errore, eccetera. Mentre per gli altri giocatori eh, succede molto di meno, si dimentica molto più in fretta. Giusta osservazione. Quella di Bruno Nobili, Paolo Bordoni, il portiere deve avere anche carattere perché lui incita, eh, parla con la squadra durante la partita. Sicuramente, come tutti i ragazzini possono vedere, il portiere, tutti parlano di Buffon adesso, no? però Buffon è il, diciamo, il capo della squadra e ogni portiere di ogni squadra deve essere il capo della, del capo della squadra. Deve, deve dare una fiducia massimale a tutti, e deve sopportare su di lui tanti. Fare i suoi errori che non sono suoi, e questo penso sia uno, una della forza di tutti i portieri. La fiducia che dai alla tua squadra è la forza che ti fa andare avanti e che ti fa avere il rispetto principalmente di, di tutti i tuoi compagni di squadra. Penso che il portiere deve essere la persona più rispettata dentro la squadra. Infatti, come diceva Bruno, si ricordano solo dell'errore del portiere, ma magari delle cose che ha fatto in favore della squadra. Quello è la cosa più importante. Il rispetto e la sicurezza. Io dico che il portiere deve avere un'autostima che deve essere al di sopra di ogni cosa. Quando un portiere è bravo e ha un'autostima assoluta, può sicuramente essere sic contento di se stesso e sicuramente potrà fare bene. Quello sì. Ragazzi, siete d'accordo sulle parole di Paolo Bordoni? Avete visto che parole profonde? Allora, noi riflettiamo su quello che hanno detto i nostri ospiti perché stiamo eh, sviscerando tanti aspetti di quella che è l'attività di un futuro portiere, l'attività e le caratteristiche. Ci vediamo tra poco. di nuovo nello studio di cuccioli e campioni stiamo eh, conoscendo scoprendo la realtà dell'accademia del portiere torniamo al poggio degli ulivi per eh, vedere all'opera gli aspiranti estremi difensori francesco paolo salviani <ride> Sono Cristian Biancofiore, ho 12 anni, vengo da Pescara, eh, gioco a calcio da 8 anni, sempre nel Pescara e eh, la passione per il portiere è nata da, da, proprio da quando gioco. Io mi alleno tre volte a settimana con gli esordienti, eh, vengo all'accademia una volta a settimana, eh, sì, è un, un po' impegnativo anche un po' per lo studio, eh, però eh, gestisco meglio mi anticipo i compiti. Andare all'accademia mi dà una agevolazione per gli allenamenti, mi dà caratteristiche in più da sfruttare negli allenamenti e, e dopo meglio per sfruttare nelle partite. Qui sto imparando molte cose che non avevo mai fatto da quando ero piccolo, ehm, molte cose più complicate, più altre cose nuove, per esempio attacco palla che l'ho fatto domenica, ho fatto male al dito. Uh, poi uh, uscita con i piedi che non l'avevo mai fatta cioè, sapevo come farla però non così bene come l'Accademia uh, prima il ginocchio non lo abbassavo mai e ora lo abbasso di più il Pescara sì, qua all'Accademia è molto presente Fiorillo uh, anche perché pure è un grande, una grande emozione vederlo dal vivo come si allena è bello E vengo, vengo qui a proposito per imparare la tecnica, eh, per imparare a parare bene, non di, come si dire, di fortuna ma di stile. Io penso che, che dopo che faccio da, da molto tempo l'accademia... Credo di aver imparato bene lo stile perché io la penso che se un portiere fa, una, fa mille parate ma para così senza impegnarsi, invece uno magari prende un po' più di gol ma para bene di stile per me è molto meglio. Eh, io gioco a Francavilla Calcio, eh, i Pulcini 2007 e sono il portiere. La parata più bella l'ho fatta in una partita che era 1-0. E... C'era un calcio di rigore e quel giocatore non ha tirato né di potenza né di precisione, ha tirato di tutte e due sotto l'incrocio e io con la mano di richiamo la sono riuscita a deviare in angolo e lì c'è stato il fischio finale. Ecco i loro deliziosi che pregustavano la loro partecipazione a cuccioli e campioni. Alessandro hanno le idee chiarissime, già sanno come si deve comportare un portiere. No, ma Sono state due interviste favolose, io non, non le avevo viste all'epoca, le sto vedendo adesso e sono piacevolmente sorpreso perché è al di là del, dell'opinione personale circa il ruolo, che sono stati sia Cristian che Gianluca molto precisi e puntuali anche rispetto alla terminologia, alla situazione. Mm -hmm. Eh, eh, bravi, bravi, perché vuol dire che oltre a, ad apprendere il gesso tecnico iniziano a capire anche i, i, i perché e le ragioni che ci sono dietro un determinato atteggiamento, dietro un determinato modo di preparare la partita, l'allenamento, la parata più in generale. Gabriele, sei d'accordo con quello che dicevano i tuoi compagni del servizio? Il portiere deve avere anche stile, non basta parare con, con potenza, sei d'accordo? Chi è che vuole aggiungere qualcosa rispetto ai concetti che esprimevano i vostri compagni? No, tutti d'accordo? Paolo Bordoni, sorprendenti no, questi ragazzi. Eh, ma Per farlo il portiere bisogna essere così, eh sì. se no… Eh, sicuramente da quello che hanno detto i ragazzi si vede come sono attenti a tutti i particolari, perché noi dobbiamo, non ci rendiamo conto, ma allenare i ragazzi non è facile, prima di tutto perché ti squadrano da, dall'A alla Z… E poi hanno una memoria visiva e eh, una capacità di, di raccogliere le cose che un, uno, diciamo, adulto, non le ha. Sono delle spugne che qualsiasi cosa gli dici, loro la, lo tengono dentro e stai sicuro che se dopo tre mesi glielo richiedi, te lo dicono. Mm -hmm. Perciò questa è la cosa più bella che si riscontra quando si allenano i ragazzi. Gabriele, poi c'è questa eh, devozione verso la prima squadra: è bello vedere allenare Fiorillo. Lo diceva prima un ragazzo. È Normale che poi eh, questi ragazzi hanno tutto il sogno nel cassetto di diventare dei portieri di alti livelli e dunque, di conseguenza, quando vengono al poggio a, e passano da lì e si fermano a vedere i portieri della prima squadra. Con il eh, desiderio dentro un giorno di raggiungere insomma quei livelli lì di, di Fiorillo, di Savelloni, di Baiocco. Ecco, Baiocco ci sono dei contatti con la prima squadra in occasione di eventi, quindi sei pronto a incontrare? No, Sarebbe tanto piacere. Ci sarà sicuramente l'occasione perché, Gabriele, voi avete sì, dei momenti. Spesso in conto. negli eventi importanti, i portieri della primavera della primavera della prima squadra sono sempre stati presenti e hanno dato massima disponibilità per venire a salutare i ragazzi. Ragazzi, adesso tocca a voi presentarvi, raccontateci eh, quanti anni avete, come vi chiamate, da quale squadra venite. E se volete, anche cosa sognate per il futuro, Gabriele? Inizia tu. Io sono Gabriele, ho 9 anni. Io vengo dal pescara Calcio a Zanni e da grande vuoi fare il portiere? portiere. Bene. Ancora il prossimo? Io sono Lorenzo Gabriele, ho 11 anni, gioco con la pescara Calcio e da grande voglio fare il portiere di Serie A. Di Ciao, io mi chiamo Alessandro. Ho 9 anni e da grande vorrei fare il portiere di serie ad, ad alti livelli. Ad alti livelli. Dove giochi adesso? A Pescara. Uh, io sono Mattia, vengo da Vezzano, e ho 10 anni e gioco col Capistrello. E ovviamente il mio sogno è di fare il portiere. Mi chiamo Francesco, ho 11 anni. Giovanni giocare e il mio sogno è fare il portiere. Anche tu alti livelli in Serie A? Sì. Sì, naturalmente. Sì, Ciao, mi chiamo Francesco, vengo dal lati calcio e da, ho 10 anni e da grande voglio essere un grande portiere. Ciao, mi chiamo Lorenzo Martelli, vengo dal Pescara calcio. Ho dieci anni e mi piacerebbe fare il portiere anche se il mister Aldegani alcune volte mi chiama il giornalista dell'Accademia eh. perché io faccio molte domande. Ah. Quindi Fai se non riesco che con cosa? il portiere faccio il giornalista. Ah beh, insomma già un'alternativa. Eh. Ciao, sono ah. Francesco, gioco per Pescara. Quanti anni hai Francesco? Sette. E, e vengo da città Sant'Angelo. E da grande voglio essere un portiere di Serie A. Di Serie A. Tu non hai un altro lavoro da fare se nel caso non riuscissi a fare il portiere di Serie A? No. No, proprio vuoi fare il portiere. No, Bene, no. <ride> è sicuro. Proseguiamo. Ciao, io sono Giorgio, ho nove anni, vengo dal Pescara Calcio. Da grande voglio fare il portiere e della mia scuola preferita, cioè la Roma. Ciao, mi chiamo Alessio, ho 11 anni, gioco alla Pescara Calcio e da grande vorrei fare il portiere. In serie A. Alessio non vuole fare il portiere del Pescara? Non c'è questa... ah, c'è qualcuno. Sì. Buonasera, <ride> mi chiamo Jacopo, faccio il portiere alla Pescara Calcio, eh, ho 11 anni e il mio sogno da grande è essere il portiere, eh, ma a me non mi importano categorie. Non ti importa la, la categoria? Ciao, mi chiamo Tommaso, ho 11 anni, gioco al Pescara calcio e il mio sogno è di suonare in un'orchestra. Di suonare in un'orchestra? Sì. In che ruolo vuoi, in che ruolo, scusa, che strumento vuoi, vuoi suonare adesso? Insomma. O il pianoforte o il violino. Brava. Pianoforte? Ma è, è compatibile, cioè c'è un, una... Un nesso ci può essere, Gabriele, tra queste due aspirazioni? Non so se no? può un nesso, <ride> ma si può coltivare sia il ruolo del portiere eh beh, che sì, la musica. Certo, Anche la squadra è un'orchestra, no? Anche la squadra è un'orchestra. No? Un Suona gli attaccanti. <ride> Bene. Io sono Giuseppe, ho 12 anni e gioco alla Pescara a calcio. E il mio sogno è quello di diventare il portiere del Pescara. Ciao, mi chiamo Cristian, ho 12 anni, gioco al, pe al Pescara e il mio sogno è diventare un portiere. Ciao, mi chiamo Alessandro, ho 12 anni e da grande vorrei diventare il portiere del Pescara. Del Pescara, bene, facciamo un applauso che siete stati bravissimi. Volevo chiedere come mai non volete fare gli attaccanti, perché alla vostra età è un'ambizione molto comune quella di fare gol. Passiamo il microfono al giornalista, qui al giornalista, del, al giornalista portiere, che si chiama Lorenzo. Mai voluto fare l'attaccante perché non è, un, non è un ruolo che mi piace. Ah. Eh, uno perché non sono bravo, quindi pure se lo faccio sono mm. una mezza ciofeca. <ride> eh, <ride> e Colorito. da portiere eh, mi sono sempre trovato bene, faccio questo ruolo pensa dall'ultimo anno da asilo, non l'ho mai cambiato. Dall'ultimo anno di asilo? Eh, quindi non l'ho mai quanti? cambiato, ho iniziato portiere e penso di finire portiere. Mm -hmm. Chi è che invece aveva iniziato con bravo? Chi ha iniziato sentiamo, passiamo dietro il microfono perché c'è qualcuno che ha cambiato rotta. Io avevo iniziato sempre portiere, poi per, un, per qualche anno ho fatto l'attaccante, anch'io non mi sono trovato molto bene, poi ho continuato a fare il portiere e mi è piaciuto molto. E adesso hai trovato la tua strada, sì. sei sicuro che sarà questa. Poi anche, avendo sì. anche un padre portiere siamo... Ah. Sì, Dove gioca tuo padre? Io, mio padre ha, ha finito Giocare. la carriera, ha giocato in diverse squadre, l'ultima è stata notaresco Ah ho capito, bene. Allora eh, sentiamo che un altro ragazzo eh, che, che aveva fatto, face, ricopriva un altro ruolo. Chi è? Tu. Io ho cominciato come difensore centrale, poi sono passato a terzino sinistro. Poi come regista e alla fine sono tornato in difesa, cioè in porta. Quindi hai fatto un bel giro sì, ed ora anche tu sei convinto delle tue qualità sì, di Sì, perché portiere. come difensore mi trovavo bene a difendere la porta, ma come centrocampista non riuscivo bene a esprimermi e quindi sono tornato in porta e mi è piaciuto di più giocare lì. C'è un altro ragazzo che voleva parlare, Gabriele, dategli il microfono. Io prima facevo il difensore da. da... In un'altra squadra? No, no sempre no. il pescara. No. E poi ho cambiato perché era. Il difensore perché sempre giocare con i piedi. Era noioso. Eh, okay. Noioso. Gabriele, lo avete convinto voi che eh, doveva fare il portiere? O è stata una sua scelta. Penso sia una scelta. Quindi generalmente sono scelte loro, non vengono indirizzati. Ma sì, indirizzati allora, a, a volte possono essere capacità. indirizzati, no? come diceva Bruno, prima c'era la moda, no? che mm -hmm. o quello più scarso, o quello che magari aveva meno attitudini fisiche per giocare fuori, andava a finire di conseguenza in porta. Adesso si ascolta di più la voce dei ragazzi, di quello che si sentono dentro e stanno emergendo sempre di più ragazzi che vogliono avvicinarsi al ruolo del portiere. Bene, ci vediamo tra poco per un altro momento molto importante di e Campioni. È un momento importante di Cuccio dei Campioni perché i nostri ospiti iniziano a fare le domande. Poi l'apice ci sarà quando arriveranno altri due giocatori del Pescara che faranno compagnia a Baiocco e casseranno proprio i eh, suoi colleghi eh, tra i pali. Ehm, Alessandro Pompei, come è composto il vostro staff? Ricordiamo che stiamo parlando dell'Accademia del Portiere. Sì, ti ringrazio per la domanda perché. Ho piacere a menzionare coloro i quali quotidianamente ci permettono di, di portare, portare avanti questo progetto. E quindi un ringraziamento particolare a Massimo Luciani che dal, dal primo anno anche lui si, si sta prodigando tantissimo insieme a noi per portare avanti l'Accademia del Portiere, Gianni di Giacomo, Simone Mariani. Ehm, Alessandro Casciano, Matteo Di Norcia, Gabriele Scordo, qualcuno, e Galli e Nino, l'abbiamo menzionato prima, insomma siamo una, una, grande, una grande famiglia e ci tenevo a ringraziare e salutare tutti perché è anche e soprattutto merito loro se oggi siamo qui. Grazie. Bene, ringraziamo, facciamo un applauso a questi collaboratori che voi conoscete benissimo ragazzi, che lavorano con voi. Allora, siete pronti con le domande? La prima domanda per Gabriele Aldegani. No, per, per Bordoni, per Bordoni, allora va bene. Se Fiorillo siete pronti. andiamo Savelloni chi le somiglia di più? Tra? Fiorillo Baiocchi e e Savelloni. Eh, bella domanda. <ride> Ma uh, io penso che sia difficile trovare delle somiglianze nei portieri, perché ogni portiere ha il suo modo di parlare, il suo carattere, la sua idea di gioco. Penso che io ero, un, ero abbastanza freddo quando giocavo, ero abbastanza diciamo, sicuro di me stesso e penso che Fiorillo possa essere quasi paragonato alle mie caratteristiche. Ecco, quello sì. Sei d'accordo? Non ci sono somiglianze tra i portieri, Bruno? Ma ognuno ha le proprie caratteristiche. Poi ci può essere qualche cosa in cui si somigliano ma non caratterialmente, ma forse nello stile eh, di, di, di fare qualche parata di, di, di come si muovono, di come si posizionano nella porta. Però ognuno ha le sue caratteristiche. Altra domanda per Paolo Bordoni? Le resta il rimpianto della promozione sfumata con il Pescara nell'ultima giornata nel 99 è una, è, un col, è una coltellata che mi dai questa che mi fa tanto tanto male, sinceramente. Resta perché era un, stato un anno bellissimo, ci mancava la ciliegina sulla torta, eppure non, è, non ce l'abbiamo fatta. Però questo fa parte, come dicevamo prima, della, della carriera di un giocatore. Ho gioito tante volte, quella volta non ce l'abbiamo fatta. È un, un rammarico perché sarebbe stata una bellissima cosa, quello sì. Ultima domanda per Paolo Bordoni. Perché ha scelto di vivere e lavorare a Pescara dopo l'attività agonistica? Ma perché mi sono trovato benissimo a Pescara, principalmente nella squadra del Pescara e con la città di Pescara. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutta la città, con tutti i tifosi e penso che quello che ho portato a Pescara sia stato apprezzato sotto tutti i punti di vista principalmente sotto il punto di vista professionistico che... e questo mi ha fatto molto molto piacere anche adesso, ancora adesso, nonostante sono ormai parecchi anni che ho smesso il ricordo che i tifosi hanno di me è importante e io ho un ricordo molto importante dei tifosi del Pescara e questo mi ha fatto oltre a situazioni anche familiari, perché giustamente ho dei figli come voi, sono cresciuti qui e portate via da qui era molto difficile, però ecco, il rapporto è sempre stato ottimo e tutto era buono. Grazie, grazie a Paolo Bordoni. Ed ora domande per Gabriele Allegani. Uh, ma qual è la dote, secondo te, la dote che deve avere un portiere rispetto a... Ad che deve avere in più un portiere rispetto ad altri giocatori di diversi ruoli? Beh, quello soprattutto di farsi scivolare le cose addosso. La forza di un portiere non sta eh, in un errore, perché sbagliare eh, possono sbagliare tutti, solo che è un ruolo che anche dopo l'errore deve avere la forza di cancellarlo immediatamente e di non trascinarlo durante la partita. Questa è sicuramente una caratteristica. Che deve avere il portiere. Ancora? Cosa ricordi della tua esperienza nel Milan? Eh, sudore, sacrificio, eh, però mi hanno, hanno insegnato oltre a fare il portiere e poi a darmi gli strumenti per fare una carriera, ma mi hanno, hanno formato come persona, come ragazzo, mi hanno dato tutti quei valori che, che mi sarebbero serviti indipendentemente se facevo il calciatore oppure no 95 97 l'esperienza la prima una delle Io prime sono esperienze. arrivato nel 94 95 poi sono andato via in prestito la prima volta che era il 97 98 andiamo avanti con l'ultima domanda per Gabriele Aldegani chi è secondo te il, il, il portiere più forte in, in Italia allora a oggi, secondo me, è il portiere più forte che c'è in Italia: il portiere della Roma Ellison, perché ha tutte le doti tecniche e tattiche che servono adesso per, per questo ruolo. Qui è forte con i piedi, ha coraggio, ha grande tecnica, ha freddezza, e secondo me in questo momento è superiore a tutti gli altri. Grazie, grazie. faccio un applauso a. Gabriele Aldegani il calcio degli ultimi anni ci insegna che i portieri sono sempre più alti, Bruno è una caratteristica indispensabile l'altezza? Beh oddio, veramente anche negli anni passati i portieri erano sempre abbastanza alti, tranne poche eccezioni io ricordo uno dei portieri più forti che c'è stato in Italia che non era molto alto, era Peruzzi mi sembra e, però insomma in linea di massima erano tutti abbastanza alti e, è ovvio che l'altezza ti dà anche un, un, un buon vantaggio se, se a questa unisci anche dell'agilità, perché altrimenti eh, l'altezza può essere pure un impedimento se non c'è agilità. Quindi Gabriele, c'è una selezione naturale a un certo punto? Eh, assolutamente sì, la selezione naturale può essere fisica, caratteriale, coordinativa, di elasticità, cioè ci sono tante componenti che poi più si alza a livello e più poi chi ha tutto il pacchetto riesce ad emergere rispetto a un altro. Bene. Eh, Paolo, eh, tra poco arriveranno i tuoi colleghi perché eh, è il momento di sottoporvi alle domande dei nostri cuccioli. Sei pronto? Pronto, sì. Allora, noi ci lasciamo per la pubblicità. Ringraziamo Paolo Bordoni, ringraziamo... Anche Alessandro Pompai, che per grazie, motivi di spazio ci salutano, perché adesso su questo parterre resterà Bruno Nobili. Ci saluta anche Aldegani, che prenderà il posto grazie. insieme ai suoi allievi, e poi avremo i tre portieri del Pescara. A ah, tra poco a Cuccioli e Campioni. momento particolare è quello dell'incontro dei nostri cuccioli con i giocatori del Pescara. Normalmente ne abbiamo uno, questa sera abbiamo l'onore di ospitare tutti e tre i portieri della prima squadra. Vincenzo Fiorillo che è un ritorno, grazie per essere qui. Vincenzo, grazie. un applauso ragazzi. E poi naturalmente Paolo Baiocco che è stato con noi eh, finora, quindi lo salutiamo nuovamente, lo ringraziamo. E Luca Savelloni. Un applauso a Luca Saloni, grazie per essere qui a Cuccio dei Campioni, questa volta le domande saranno divise. Per tre. Eh, ma noi prima raccontiamo qualcosa ehm, sui nostri eh, portieri. Eh, Paolo eh, Baiocco, l'ultimo arrivato in casa del Pescara, nato 29 anni fa a Roma, ha incontrato il Delfino lo scorso febbraio, da svincolato dopo una stagione disputata a fondi. Per la prima volta tra i pari nelle giovanili della Roma. Nel 2008 la prima esperienza in Lega Pro eh, con il eh, Fondi, e successivamente veste la casacca di Cisco Roma, Siracusa. Regina Benevento, di nuovo Regina Matera con una breve parentesi eh, a eh, Grosseto e poi eh, Arezzo. E invece andiamo eh, da eh, Savelloni, Luca Savelloni, nato eh, a Roma nel 1995, è cresciuto nel viavero del Pescara, dove ha militato fino al 2012-13 prima di approdare sulla panchina della prima squadra. Eh, dopo una breve parentesi nella Versa normanna è tornato a vestire i colori bianco-azzurri per poi essere ceduto in prestito all'Aquila dove è restato per una stagione. Nel 2016-17 l'opportunità del Racing Roma ne ho ripescato in Lega Pro dove è stato titolare eh, tra i pari. Dalla scorsa estate è di nuovo a disposizione della società eh, bianca azzurra. Ad ottobre Zaeman lo ha aggregato in prima squadra. Allora, eh, domanda di rito a tutti, eh, cominciando da Luca Savelloni. Alla loro età loro hanno 8, 10, 11 anni. Tu cosa facevi? Eh, ho iniziato anch'io, ho iniziato anch'io, più o meno alla vostra età. E la prima volta che ho messo i guanti non era su un campo sintetico ma su un campo come si usava prima, su un campo in terra battuta e sicuramente c'era tanta volontà di, di provare e diciamo che questo ruolo mi ha catturato subito e mi sono trovato a mio agio a sporcarmi insomma, e a tuffarmi. Paolo invece? Anche io ho iniziato verso i 9 anni, eh, più o meno all'età vostra. Eh, è stato subito un amore a prima vista, diciamo, no? il portiere. Eh, grandi responsabilità, eh, grande intelligenza tattica da parte del portiere. Questo è stato il fulcro della mia scelta di essere portiere. Vincenzo? Io anche mi sono affacciato a 10 anni. Eh, Abbastanza per caso, nel senso che mi sono ritrovato a scegliere questo ruolo perché fondamentalmente, fondamentalmente la squadra del mio quartiere non aveva proprio il portiere e al primo allenamento che sono arrivato non mi hanno dato nemmeno modo di scegliere e sono andato in porta. Bruno? Hai visto uno <ride> che l'hanno cacciato in porta? Ma in porta? per colpa di questa assenza e mi è andata abbastanza bene eh beh, è stata la tua fortuna e su Vincenzo Fiorillo che è stato nostro ospite eh, qualche mese fa aveva preparato un servizio molto interessante Massimo Profeta che eh, rivediamo tutti insieme con piacere il profilo di Vincenzo Fiorillo mm. Tanta anticamera lo scorso anno. Prima da titolare alla trentesima nella sfida interna col Milan del 2 aprile. C'è da attendere anche nella stagione in corso. Otto partite ai margini. Il suo momento arriva il 14 ottobre, inaspettato ma fortunato. Soffia il posto a Pigliacelli da cinque partite, titolare della porta biancazzurra. Non stiamo parlando di un novizio. Vincenzo Fiorillo, classe 90, il falco di Oregina, quartiere popolare di Genova. Da protagonista in carriera ha vinto due campionati. Di A Livorno nel 2013, allenatore Davide Nicola e col Pescara appena due anni fa con Oddo in panchina. 106 presenze in cadetteria, di cui 5 nella Regina e 8 nello Spezia, il resto tra Livorno, soprattutto Pescara e quindi l'Abruzzo. Un segno del destino: 8 giugno 2008 all'Angelini di Chieti, l'ultimo atto del campionato primavera. La Samp dei vari Marilungo, Poli, Mustacchio, Sembroni, Bianca Prestato e Blu Cerchiati. Eramo, signori e appunto Fiorillo. Prevale 3-2 sull'Inter di un certo Mario Balotelli. Doppietta di poli ma a decidere Mustacchio. L'11 di Fullio Pea di S. Marotta si laurea così campione d'Italia. Due mesi prima anche la team Cup nella finalissima con l'Atalanta, terminata ai rigori, di cui due neutralizzati dal Falco di Oregina. Carriera da predestinato nel febbraio 2009, miglior portiere del Viareggio. Il nuovo Fon, si disse, ma qualcosa si inceppa. In A con i blucerchiati, appena nove presenze. Addirittura terzo portiere nel 2012 quando la Sampa, allenatore Iachini, torna nel massimo campionato dopo gli spareggi. Senza dubbio il punto più basso della carriera di Fiorillo, che tuttavia non si scoraggia: vince la B a Livorno, di nuovo la Samp, dove gioca le ultime 5 giornate di campionato in Serie A. Cessione della metà del cartellino la Juve e approdo in prestito a Pescara nell'estate del 2020. 2014. Il momento più esaltante a Trapani, 9 giugno 2016, vittoria del campionato di B. C'è l'obbligo di riscatto, il portiere genovese e tutto del Pescara. La Serie A, un autentico travaglio, in modo particolare per Vincenzo Fiorillo, che chiuso da Bisarri non vede mai il campo sino al confronto col Milan. Il resto è storia recente della scorsa estate. Rientra dal prestito di Frosinone Pigliacelli, 5 anni di contratto, il boemo... Sembra chiudere ogni tipo di prospettiva al falco di Oregina, che nonostante tutto continua ad allenarsi in silenzio con la professionalità di sempre, senza alzare la voce o fare polemica. L'equilibrio, la sua virtù peculiare. Zeman, tecnico meritocratico per eccellenza, lo premia. Ma qualcosa si era già intuito dall'intervista rilasciata dallo stesso Fiorillo alla vigilia di Parma-Pescara. Riascoltiamo. Vincenzo, allora la presentazione dei nuovi trolley proprio alle tue spalle, quindi pronto per partire. Sì, siamo, <ride> sì, siamo pronti. Prima di preparare il trolley dobbiamo preparare um, una gara importante. Ecco. Io mi riferivo a un'altra partenza, visto che eri stato già molto chiaro qualche settimana fa, se dovessero rimanere così le cose potrei anche pensare di partire a gennaio. Non lo dico più perché non avevo detto proprio così, avevo detto che nel caso non fossi tenuto minimamente in considerazione, che è diverso però è uscito subito che a gennaio me ne vado con il trolley e non è così, infatti lo dimostra il mio impegno negli allenamenti e aspetto appunto un'occasione, credo di poter dare anche io il mio contributo. Il mister era stato chiaro che voleva due portieri di un certo livello, quindi eh, rispetto alle sue scelte aspetto appunto un'occasione. Bruno, il tuo uh, focus su questi tre portieri? Ma, eh, loro, eh, beh, Fiorillo sta giocando quasi se sempre eh, tranne la parte iniziale del campionato e quindi eh, è diciamo, più conosciuto de degli altri due ragazzi. Eh, chiaro sta, sta facendo bene anche se... C'è qualche problema purtroppo perché prendiamo qualche gol di troppo, però non è che sia eh, colpa solamente sua, ma eh, succede che la squadra non riesce ancora a, a chiudere bene i varchi a, agli avversari, però penso che le cose miglioreranno e, e potrà fare ancora meglio di quello che fa. I due ragazzi li aspettiamo ragazzi, si fa per dire. <ride> non siete più tanto ragazzi, ma insomma i due alla prima occasione che, che gli verrà dato di, di, di giocare eccetera dimostreranno tutto il valore eh, che, che senz'altro hanno. Allora ragazzi, siete pronti con le domande? Allora chi comincia? Gabriele, hai tu il microfono, comincia tu. Per chi è la tua domanda? Uh, per Fiorella, uh -huh. ma. Da... ma da piccola ti è piaciuto a ne... far portiere? Sì, mi è piaciuto subito. All'inizio non, eh, non ero andato con, eh, con questa idea, ma non ho mai provato nient'altro. Domanda per Paolo Baiocco: eh, avete mai avuto problemi con la scuola? Per... <ride> Diciamo, quando giochi a pallone, il pallone ti, diciamo, ti fa perdere tempo, diciamo, anche se è una passione che coltivi fin da, da ragazzo. La scuola è importantissima, anzi, lo dico a tutti: è importante, soprattutto prendere il diploma, poi fate. È vero, ragazzi, sono cose che si dicono. È vero. Più importante è la cosa del portiere. <ride> Chi ha ragione, ragazzi, più importante prepararsi da portiere o andare a scuola prepararsi che da portiere ah, oh, quindi è proprio questo. risposta un'anime il portiere Bravo. quindi viene prima meglio un giorno di scuola saltato <ride> che un giorno di accademia ricordate <ride> comunque meritate tutti un applauso facciamo un applauso a questa simpatica contesa eh, domanda per Luca Savelloni allora ti volevo dire ma se tu da piccolo pensavi che tu e potessi diventare un portiere mondiale e quando vincevi il mondiale alzavi la coppa come capitano mi piacerebbe <ride> se ho mai Lo pensato sono... di poterlo diventare questa è la domanda sì? È normale che un ragazzo come voi, è giusto che una persona, qualsiasi sia il mondo del lavoro, dello sport, qualsiasi cosa uno fa, e se si vuole arrivare ad alti livelli forse non tutti alzeremo la Coppa del Mondo, però è giusto sognare, è giusto ambire a grandi cose, poi è normale che a seconda delle qualità e soprattutto della voglia che ognuno di voi, ognuno di noi ci mette, si raggiungono obiettivi, importanti o meno. Altra domanda per Fiorillo. Uh, uh, ma qual è la differenza tra giocare in Serie A e in Serie B? Eh, un pochino ci sono giocatori più bravi in Serie A, in Serie B un pochino meno, ma comunque è, è abbastanza difficile lo stesso. Ecco. Tut in tutte e tre le categorie A, B e C. Eh, c'è un, un piccolo dislivello però sono tutte categorie comunque importanti si, si somigliano e si avvicinano Bayoc. Sei mai stato in ansia per una, per una partita importante? Diciamo prima delle partite stai sempre un po' in ansia no? magari subentra la paura di sbagliare la paura di fare qualche errore in porta però una volta entrato in campo ti assicuro che Andrai benissimo. Come sei diventato un campione? Savelloni, naturalmente. Eh, diciamo che ancora non sono diventato un campione. <ride> comunque ti ringrazio. No, eh, vorrei diventarlo, questo, questo sì è normale. Chi, chiunque, penso, ognuno di voi vorrebbe, cioè, vorrebbe diventare un campione, compreso me stesso, comunque passa tutto dal lavoro e dalla voglia di fare, da quanto ti piace soprattutto fare questo. Questo sport, è, nel nostro caso specifico il portiere, e diciamo che ci proviamo. Allora Fiorillo, tu sei arrivato fino alla Serie B ad alti livelli, ma il tuo, da bambino che sogni avevi? Qual è il tuo idolo? Il mio sogno che ho ancora è quello di giocare in Serie A. Non ci sei riuscito? <ride> Anche l'anno scorso? Non è? Vabbè, di tornarci perché e eh, sperare di, di rimanerci eh. un pochino di più, ecco. Eh. E il mio idolo invece è Buffon perché quando io avevo la vostra età erano gli anni dove iniziava a giocare Buffon a Parma, quindi penso che tutti noi in quella fascia di età 10-11 anni per noi esisteva solo Buffon. Ma se ti dico anche preferisci più i portieri di una volta o quelli di oggi? Buffon li comprendo con uno di quelli di una volta. Questa è una bella domanda, <ride> veramente, un giornalista. 40 anni c'ha? È una bella domanda. Io, giornalista, io preferisco più i portieri di una volta perché erano molto più portieri e meno giocatori. Sono, sono un appassionato del ruolo, ecco, quindi mi piace guardare molto i portieri di una volta. Penso che racchiudano bene l'idea del personaggio che è il portiere, molto più dei, dei portieri di oggi. Vogliamo trasferire questa domanda anche a Baio Savelloni. Quali portieri preferite? Vai, Passato o presente? Allora, anche io sono nato nell'era Buffon. Buffon è stato per tanti anni il portiere top player italiano. Che, è tutt eh, anche tuttora. Anche tuttora, sì, è vero. Eh, il numero due. No, no, prego, prego. Vai, vai. Anch'io sono del parere che Buffon sia per tutti noi, insomma, eh, io sono il più giovane dei tre, però anche per me è stato sicuramente un riferimento. Dal primo momento in cui uno della nostra generazione, credo, poi eh, credo di parlare anche per loro. Dal momento in cui ci mettevamo i guanti, pensavamo un giorno vorrei essere come Buffon. Però se ci guardiamo intorno, oggi il ruolo del portiere sta un po' cambiando. Eh, secondo me bisogna mantenere certe cose che ci dovrebbero trasferire i vecchi portieri anche a noi che oggi iniziamo insomma, ad entrare in questo sport, in questo ruolo nello specifico. E Bruno quale preferisci? Aspetta, sentiamo anche Bruno quale preferisci? Eh, vabbè, io sono un po' precedente a, a, a loro, quindi. Buffon l'ho visto dopo, ho visto altri portieri altrettanto bravi, eccetera. Però giocavano in un altro calcio, e per cui senz'altro diversi. Ecco. Allora passiamo il microfono, poi torni tu a parlare, puoi fare tutte le domande che vuoi. Con, con quale squadra hai fatto la tua prima parata? Siamo, sì. Savelloni. Eh, ah, no, scusa Baiocco. Bella domanda. Eh, da professionista. Sono prima, il primo anno, la prima parata è stato il Siracusa. Il primo anno che ho fatto la parata. Da, da bambino, verso i dieci anni, sono stato con la Cisco Roma. Queste squadre in cui sono cresciuto poi. Per Savelloni? Ma, che, ma ti piacerebbe? Quale squadra del panorama europeo ti piacerebbe giocare? europeo. Eh, europeo. O mondiale anche. Eh, a livello europeo questa è una bella domanda. Credo che la squadra più vincente in questo momento sia Real Madrid. Eh, credo che ci voglia anche un po' di stile italiano in porta per queste grandi squadre. Ultimamente si, si vedono i portieri diciamo, nelle squadre top. Eh, non ci sono tanti italiani. Mi piacerebbe che uno di noi, diciamo della, della nostra scuola, facesse parte oppure venisse preso in considerazione da queste grandi squadre. Mi piacerebbe giocare comunque, sì, nel Real Madrid. Avanti eh, per Fiorillo Ma da quando hai iniziato a giocare a calcio, giocavi in un altro ruolo? No, mai. Sempre solo ho fatto il portiere. Qual è il tuo segreto di parare i rigori? Eh, ci stanno studi approfonditi su questo argomento, però... Ci rimanda su Whatsapp il mister. Il mister. <ride> diciamo, rivediamo prima dalla partita, dai. Allora, io volevo chiedere qual è stata l'emozione più forte che hai sentito grazie al calcio? L'emozione più forte... È... Probabilmente l'ho provata quest'anno, eh, dopo un infortunio particolare, rientrare in campo. E dopo che sei fuori tanto tempo e fai questo tutti i giorni, è come se, se ti tolgono il campo, praticamente ti tolgono la vita. Perché tu sei abituato tutti i giorni ad andare al campo, a stare lì, a allenarti. Quindi penso che la mia emozione più grande sia stata quella del rientro eh, dopo un infortunio. Penso questa, sì. Per Fiorillo... Cosa si prova a giocare in Serie B e ad aver giocato in Serie A? Eh, cosa si prova? Si provano delle belle emozioni. Io quello che, che vi voglio dire è che da quando avevo la vostra età fino ad oggi eh, le emozioni che si provano sono quasi sempre le stesse, nel senso che anche io quando avevo la vostra età... Eh, quando prendevo un gol magari piangevo adesso non piango più perché sennò dovrei piangere tutto il giorno e, però le emozioni sono sempre quelle questo è il bello del calcio e del nostro ruolo che eh, crescendo ti accorgi che poi cambia poco nel senso che anche noi abbiamo 28, 29, 25 anni e quando c'è una giornata che, che piove, c'è il fango eh, abbiamo ancora la voglia di di, di sporcarci in terra di fango durante l'allenamento, quando ha nevicato, quindi fondamentalmente vivrete sempre queste emozioni, speriamo più belle possibili, ma la cosa bella è che rimane sempre questa parte anche arrivando in Serie A e in Serie B. Per Baiocco, ma hai mai avuto un infortunio grave che ti ha tenuto lontano dal campo per tanto tempo? Allora, gravissimo no, per fortuna, però ho avuto uno stiramento che sono stato mh, praticamente tre mesi fermo, prima che guarisse. Che emozioni provi giocando con il Pescara? Eh, si provano emozioni importanti, perché comunque quando giochi per una squadra dove la gente insomma, è ambiziosa, la gente vive di calcio, hai responsabilità anche verso di loro e verso le persone che lavorano con te. Giocare per giocare per il pescare è un'emozione grande, sì. Adesso tocca a Gabriele Aldegani, perché qui eh, una domanda, una considerazione, ti chiediamo di e dire qualcosa. Nell'ultima settimana sono anche stufi di sentire la mia voce, <ride> dunque salterei. <ride> e perché sì, va detto che tu adesso sei giustamente preparatore Conferno. della prima squadra, hai partiti della prima Già squadra. Il tormento in ogni confermato. seduta d'allenamento è eh. confermato che... Eh. Eh sì. Preferisco lasciarli tranquilli stasera. Che rapporto avete con Gabriele Aldegani? Beh, io posso rispondere in maniera diversa, credo, da loro, perché per me è stato prima un compagno da, da lontano 2013, dove vincemo un campionato insieme a Livorno e, e poi siamo arrivati qua praticamente insieme a... Mi ha accompagnato tanto nel, nel mio percorso di crescita, eh, anche se oggi è il mio preparatore, e la, è una figura diversa, c'è cioè un rapporto diverso da compagno, eh, mi ha dato tanto negli anni, soprattutto a livello sia tecnico ma umano, caratteriale. Eh, mi, ha, mi ha insegnato come si superano i vari momenti difficili che ci sono sempre. Nella vita di un portiere, quindi adesso è il mio preparatore, eh, lo sogno la notte. Eh, <ride> però, eh, rimane comunque la, la, stima, la stima che avevo già prima da, da compagno di squadra. Paolo, il tuo impatto con Allegani, uh, non in cuba, no. <ride> <ride> no, 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 Col mister, eh, lo conosco ormai da due settimane. Abbiamo iniziato un lavoro, un percorso, diciamo, di, per, per entrare in forma, no? E diciamo, ci stiamo lavorando sotto, dai. Luca? Anch'io, Gabriele, diciamo che ho fatto il primo anno qui a Pescara nei professionisti, dove ancora era un giocatore, quindi mi malaccio un po' il discorso di Vincenzo, quello insomma, che credo che negli ultimi anni, oltre ad essere un portiere, era già... Predisposto per un ruolo da, da allenatore, quindi oltre a insomma, fare il suo lavoro che era quello di giocatore, a noi più giovani, a me e Vincenzo, già insomma, ci dava consigli importanti per la nostra crescita. Poi andando via, facendo esperienze fuori, quest'anno sono tornato e ho avuto il piacere insomma, di, di ritrovarlo come preparatore dei portieri. Gabriele, piacere e incubo, sai? Tutte e due le cose. Penso che sia, tutte e due le cose. Eh, L'incubo è beh, perché. Sono una persona che pretende tanto da loro, perché so che possono fare tanto, che hanno grandissime qualità e cerco sempre di spingerli al massimo in ogni allenamento. Domanda provocatoria, hai un metodo comune, uno solo, nell'allenare i cuccioli e nell'allenare i campioni? Beh, c'è una linea. Diciamo che io sono, io, noi <ride> ragazzi dell'Accademia, insomma, siamo abbastanza fissati sulla tecnica e cerco di trasmettere anche a loro che stanno in prima squadra il stesso obiettivo perché parto dal presupposto che più un portiere tecnicamente è forte più abbassa il, la percentuale e il livello di errore. Passiamo il microfono al giornalista, poi c'era anche un altro ragazzo che voleva intervenire. Ah, ci sono altre considerazioni. Allora andiamo in ordine, fermiamo il microfono. Da lui vai. Ma la partita col cittadella come fa a intuire il rigore? perché avevamo visto i video, nel senso che a, ai nostri livelli ormai si studiano, c'è la possibilità tramite, tramite i video di, di guardare i rigoristi delle altre squadre, di solito chi tira il rigore ha sempre un angolo preferito, si cerca di, di guardare magari un po' di cose, la, la cosa più lampante magari è la percentuale e uno... Cerca di andare dove uno tira più spesso, poi bisogna essere bravi, un po' fortunati. Sì, avanti. Ma, eh, per, per Fiorillo? Puoi chiedere sia. Sì, eh. Per Fiorillo, sì. ma che emozione c'è ad alzare la co una coppa di Serie B o quando vinci un campionato? Beh, quella è l'emozione più grande perché quando, quando hai la possibilità di vincere un campionato. Eh, ti rendi realmente conto di quello che, che il calcio può fare, può trasmettere alle persone, perché io i festeggiamenti che ho visto a Pescara non, non li ho mai visti da nessuna parte, quello è, ti ripaga ecco, di tutti i sacrifici che fai durante gli allenamenti. Quando, quando vinci eh, è la chiusura del cerchio di, di un anno di allenamenti, di momenti più belli o meno belli, e ecco ti senti appunto appagato dalla fatica di tutti gli allenamenti. Vai velocissimo. Eh, ma che, emo sempre, che emozione hai provato a incontrare De Buffon in Serie l'anno scorso? Pff. Beh. Ti ripeto, anche alla mia età fa lo stesso effetto che me, di quando avevo la vostra età ecco, e guardavo, guardavo altri portieri perché lui per noi è, è comunque un mostro sacro. Quindi la cosa bella è vedere qua, che campioni come lui hanno dei valori umani importantissimi, in primis l'umiltà e quello penso sia il primo valore da cui partire per il nostro ruolo Vai il giornalista e Tra i giocatori che il Pescara ha avuto chi li vo vorresti nella squadra ora? Ma sono tanti però quello con cui avevo un rapporto speciale era Politano e lui lo <ride> Lo rivolerei volentieri, sarà, di sarà difficile però perché comunque sta facendo una grande carriera e se devo scegliere, se dovessi scegliere tra, tra uno direi lui e un altro è Caprari. E invece prima stava a dire lui eh, il ruolo, quello che il portiere non faceva più una volta, un esempio di quello che gli fare al giorno d'oggi come portiere? Non ho capito, scusami. Prima che stai a dire che i portieri oggi che fanno cose che non facevano i portieri di un tempo... Beh, ho, un esempio? Ho detto solamente che il ruolo è cambiato, si è modernizzato eh, come si è modernizzato per come è cambiato? Eh, un calzante, oggi, oggi. Oggi magari si chiede al portiere di fare più di quello che in realtà aspetterebbe al ruolo, quindi eh, coprire un'area un più grande del campo, saper giocare con i piedi, eh, avere insomma più responsabilità. Mm. E facciamo un applauso ai nostri portieri che hanno risposto mm. con tanta disponibilità e simpatia alle vostre domande. Noi adesso andiamo al Tg biancazzurro e poi torniamo per i saluti finali. Dopo la pesante vittoria sul campo del Perugia, due settimane di pausa per la primavera del nuovo tecnico Antonio Di Battista. L'under 17 di mister Davide Ruscitti invece ne ha approfittato del turno di riposo per un amichevole contro i giapponesi, pari età dell'Osaka, per preparare al meglio la trasferta di Foggia. Sfida a campi invertiti contro i pugliesi per under 16 e under 15. Siamo alle battute finali. I nostri ospiti vogliono fare eh, un in bocca al lupo per il prossimo impegno del Pescara. Ai tre portieri, ospiti a Cuccelli e Campioni. Chi comincia? Vai. Il giornalista. Allora, so che è un periodo molto difficile, ma vi auguro di, di giocare al meglio e di vincere. Quindi, un inbocca al lupo enorme per eh, domenica, cercate di portare un buon risultato. Grazie. grazie, bravissimo bravissimo, ancora? un bocca al lupo per te e tutta la squadra e cercate di uscire da questa crisi che e, e, e riprendete e iniziate a prendere punti per scalare la vetta, applauso grazie. anche a voi, grazie l'ultimo in bocca al lupo e poi ci salutiamo Io vi dico in bocca al lupo e speriamo che vincerete questa partita. Benissimo, grazie. grazie. No, in bocca al lupo a voi. Allora, speriamo che porti fortuna e vogliamo eh, una vostra impressione su questo eh, contatto, questa, questo dialogo con eh, questi anomali eh, giornalisti che oggi vi intervistato. Vincenzo era già abituato, come sì, sono questi io... cuccioli? Li conosco benissimo loro, i ragazzi dell'Accademia, perché ormai sono quattro anni che, che li seguo, quindi lascio, lascio la parola a Luca e Paolo. No, niente, le domande sono state molto, diciamo, <ride> eh, molto dirette, eh, belle, intense, diciamo. mi è fatto piacere stare con voi, mi raccomando. Io penso la stessa cosa, anzi vi ringraziamo perché per noi è un'esperienza comunque simpatica e bella. Grazie, noi ringraziamo i nostri eh, tre portieri per essere stati ospiti a Cuccioli e Campioni, ringraziamo naturalmente Bruno Nobili con cui eh, ci vedremo eh, la prossima settimana, ringraziamo Gabriele eh, Aldegani che è stato con noi, facciamo un applauso al vostro mister ragazzi. E poi ringraziamo anche Alessandro Pompei, Paolo Bordoni che sono stati i protagonisti della prima parte della nostra trasmissione. Naturalmente un sentito grazie a tutto il nostro staff tecnico. Noi ci vediamo la prossima settimana a Cuccio dei Campioni. Buonanotte.